Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa. Metto bene perché c'è un po' di vento qua fuori. Metto bene il microfono, vediamo quali sono i temi fondamentali della giornata. Diciamo che fino a ieri il tema fondamentale era quello degli stati generali, poi fra poco vedremo che cosa si sono ridotti questi stati generali. 10 giorni di chiacchiere, vedremo con chi. Il tema di ieri ovviamente sono state le 3 ore di interrogatorio che hanno subito Presidente del Consiglio, Ministro degli Interni, Ministro della Salute e altri funzionari sulla questione dei blocchi dei comuni in zona rossa durante il gran casino, all'inizio del gran casino dell'epidemia. Io lo sapete come la penso, cioè non sono certamente considerabile un fan di Conte, ma l'idea che il Presidente del Consiglio sia soltanto ascoltato da un Presidente, da un procuratore per una questione di tipo prettamente politico, insomma io la trovo incredibile. Io penso che abbia esagerato col lockdown, penso che sia stato fatto un sacco di casini, che non si stia occupando bene dell'economia, che abbiano fatto soltanto di demagogia, ma il punto sostanziale è che tutta questa roba attiene al mondo della politica e non tanto al tema giudiziario. Mi sembra che oggi nessuno noti questa roba qui. Franco, il grande difensore di Conte, oggi negando qualsiasi mea culpa, regioni e governo, si avverte l'eco della cultura populista. Ovviamente non sfiora minimamente e anche coerentemente al giornalista del Corriere della Sera che qui non è la eco della cultura populista ma di quella giustizialista, per la quale qua non c'è un mea culpa di regione o stato che si devono fare davanti a un procuratore della Repubblica di Bergamo, ma ovviamente si tratta banalmente di una questione politica. Cioè, pensate che abbia gestito bene l'emergenza sanitaria questo premio? Insomma, lo deciderete nelle prossime elezioni. Alzano, ecco come non doveva chiudere, tutta una serie di indiscrezioni su quello che lui ha detto. Mi sembra che soltanto la stampa in realtà abbia sentito Conte. Sono tranquillo, ho chiarito tutto, non temo avviso di garanzia, dice la stampa intervistando il Presidente del Consiglio. Giornale, Libero, i giornali di destra, i giornali di sinistra, tutti quanti che però non colgono l'aspetto fondamentale. Toc toc! Ma un Presidente del Consiglio deve essere sentito da una procura per un suo atto politico, e gli stessi che difendono Salvini dal cosiddetto sequestro di persone sono gli stessi che non si rendono conto che Conte non è che è al di sopra della legge. Non è al di sopra della legge, ma io non vorrei mai un procuratore che venisse a indagare un Presidente del Consiglio perché ha alzato le tasse, cosa che io trovo abominevole, ma fa parte della sua, ovviamente se votata dal Parlamento, della sua caratteristica. Vabbè, certo, anche in questo caso il voto del Parlamento non c'è stato perché si è dato in IPCM, ma lì non era il tema di un procuratore, ma di un Presidente della Repubblica che magari si sarebbe potuto accorgere della violazione della Costituzione. Ma comunque noi la buttiamo tutta quanta in giudiziaria. Il pezzo migliore di oggi su questa vicenda, come spesso avviene, lo scrive Nordio, magistrato liberale, che scrive sul Messaggero, sul Gazzettino Veneto e sul Mattino, e dice: alla ricerca della prova diabolica, perché non solo lui la mette dal mio punto di vista, che è quello di tutela delle istituzioni dalle indagini giudiziarie, dal mio punto di vista, ma lui dice poi: ragazzi, ma vi rendete conto di che cosa stiamo cercando? Cioè il procuratore sta cercando una, con tutto il rispetto nei confronti di questo procuratore, tra l'altro è considerata bravissima questa signora, ha un profilo molto, come possiamo dire, molto discreto, entra dalla parte dietro del Parlamento, oggi c'è il Corriere del Palazzo Chigi, oggi c'è un colonnino sul Corriere della Sera che ricorda invece le fanfare quando in groia andò proprio a Palazzo Chigi e si disse: che scandalo che non si muove Berlusconi, ma in groia che deve andare a Palazzo Chigi, ve lo ricorderete, no? Invece in questo caso, quando il PM va da Conte, nessuno dice lo scandalo; quando invece in groia andò da Berlusconi, sembrò uno scandalo che Berlusconi non si muoveva da Palazzo Chigi. E telecamere, interviste, in groia il grande eroe, come sono cambiati i tempi, perché oggi c'è Conte al posto di Berlusconi, posto che era sbagliato all'epoca ed è sbagliato anche oggi. Ma la sostanza è che oltre a tutte quelle fanfare, ovviamente da quelle inchieste di ingroia non uscì nulla. Ma Nordio oggi ci dice che alla ricerca di una prova diabolica, perché non stanno cercando ciò che ha fatto di male eventualmente il Presidente del Consiglio, il Presidente della Regione Lombardia, ma ciò che non ha fatto e avrebbe potuto procurare un danno, cioè la non chiusura di quella zona rossa avrebbe potuto procurare un'epidemia. Ma come si fa a dimostrare la prova diabolica? Cioè, non solo da un punto di vista costituzionale mi sembra assurda, ma Nordio dice anche da un punto di vista tecnico e scientifico, dal punto di vista giuridico, è una roba incredibile.
Riguardo agli stati generali, guardate, gli stati generali sono arrivati in seconda, terza fila, ma io mi chiedo, io vorrei che qualcuno, qualche genio, mi spiegasse perché abbiamo usato Villa Doria Pamphili e il suo straordinario casino. Perché? Perché abbiamo usato Villa Doria Pamphili? In realtà si tratta di una minchiata con le ali che durerà 10 giorni, in cui si fanno 3-4 telefonate con delle persone in cui interesse dal nostro punto di vista è pari a quello che potrebbe avere il presidente greco quando fu commissariato dalla Troica, perché sente domani il presidente, il direttore del Fondo Monetario Internazionale, gli uomini della BCE, gli uomini della Commissione Europea, cioè noi ci facciamo commissariare, chiediamo i consigli alla Troica, che cosa dovremmo fare? Io consiglierei a Conte di vedere quello che loro hanno scritto e quello che hanno fatto con la Grecia, perché né più né meno vogliono quella roba lì, gli stati generali di Villa Doria Pamphili. Tra l'altro tutti questi si fa al telefono e poi esce sui giornali lo spin, ci saranno solo caffè e stuzzichini. Ma come cazzo parlano? Stuzzichini! Stuzzichini! Al bar non li possiamo fare, gli stuzzichini. Ma voi io secondo me i principi romani nelle loro grandissime case che raccolgono la cultura, i papi, pensano che ci vada l'avvocato che durante una call offre degli stuzzichini. Già la parola stuzzichini ti fa venire il sangue al cervello. Comunque ci sono gli stuzzichini a Villa Doria Pamphili, in cui non si riesce a capire come tu possa offrire gli stuzzichini a Ursula von der Leyen, baronessa Ursula von der Leyen, o al conte Gentiloni, che non si presentano là dove ci sono gli stuzzichini, perché la sobrietà è che ci siano gli stuzzichini, ma è una sobrietà della minchia, posto che poi dopo neanche si vedono tra di loro. L'unico che ha preteso di andare, secondo quello che scrive il Corriere della Sera, per un incontro vis-à-vis è il presidente della Banca d'Italia, che in realtà soltanto una settimana fa, due settimane fa, ha spiegato al governo tutto quello che doveva fare nelle considerazioni finali. Che cosa si può inventare dopo due settimane il presidente della Banca d'Italia, il governatore della Banca d'Italia, che non ha detto due settimane fa al presidente del Consiglio durante le sue considerazioni finali? Questo è il mistero che soltanto Casalino, l'uomo che ha scritto la parola stuzzichini, perché uno che mette quella mutanda non può che dire stuzzichini, bene, quella roba lì è la questione fondamentale. Io me lo vedo, no? E che facciamo? Un comunicato e diciamo che c'è sì, un po' di caffè, un po' d'acqua minerale e degli stuzzichini. Perfetto, intervista a Casaleggio, il leader di questa grande genia del Movimento 5 Stelle, che secondo me è il più intelligente di tutti quanti loro, dice 10 punti per far ripartire l'Italia. In realtà è l'inventore del reddito di cittadinanza, cioè il Movimento 5 Stelle, oggi scrive sul Corriere della Sera in un'intervista che dobbiamo passare dal sostegno del reddito, cioè il reddito di cittadinanza, il reddito di emergenza, tutte queste robe che abbiamo speso miliardi che non sono servite a nulla, al sostegno degli investimenti. Cioè oggi Casaleggio ci spiega che c'è bisogno del sostegno degli investimenti. Oggi che ci sono milioni di poveri derivanti dal lockdown e di impoveriti derivanti dal lockdown, oggi non reddito di emergenza, ma investimenti. Mentre ieri, che eravamo in una condizione in cui avremmo dovuto investire pensando al futuro, reddito d'emergenza. Voglio dire, è evidente che la logica fa acqua da tutte le parti, posto che in realtà ha perfettamente ragione che è meglio far sì che un'azienda funzioni che sostenere una cassa integrazione che oltre un mese, due mesi, tre mesi è insostenibile. Oggi peraltro il Sole 24 Ore ci dice che i ministri stanno lavorando a una situazione molto semplice di anticipare la cassa integrazione dal 1 settembre al 1 luglio, perché le aziende si trovano in questa situazione. Tra poco finisce la cassa integrazione, ritornano i lavoratori nelle loro aziende e loro c'è il blocco dei licenziamenti, e voi dite bello, giusto, ma se un'azienda non può lavorare, non può pagare con la cassa integrazione e non può licenziare, cosa fa l'azienda? Ve lo dico io, non c'è bisogno che ve lo dica Casaleggio o ve lo dica Conte, che forse in un'azienda o in un bar non ha mai lavorato. Fallisce quell'azienda, cioè se è costretta a tenersi dipendente, non c'è domanda, non c'è mercato e non ha cassa integrazione, fallisce, porta i libri in tribunale. Qualcuno di voi si chiede come mai oggi sono tanti di persone che non lavorano nonostante che ci sia il divieto dei licenziamenti. È banale, c'è il divieto dei licenziamenti ma le aziende saltano. In realtà il lavoro non si fa per decreto e le occupazioni non si tengono per decreto, ma vagliela a spiegare. Seconda cosa che dice Casaleggio nella sua intervista oggi al Corriere della Sera è che il mandato, dopo il doppio mandato, i parlamentari si devono dimettere, non possono candidarsi al terzo, anche evidentemente i sindaci come la Raggi, e su questo è, voglio dire, nel DNA di Casaleggio, dice: ho parlato con molti parlamentari che sono d'accordo con me. E no! Toc toc! Casaleggio! Ma con chi hai parlato?
fate dire da me che ho parlato con un sacco di parlamentari. I parlamentari del Movimento 5 Stelle che hanno agguantato 14.000 euro, posto che 1.400 è il loro stipendio medio per chi ce l'aveva di alcuni di loro al mese, quindi 14.000 al Senato vogliono dire 10 mesi di lavoro, per loro 3 anni di questo Parlamento, 3 anni di questo Parlamento, vuol dire moltiplicare, presente quanti stipendi, e loro vorrebbero farlo anche il prossimo numero. E la stessa Raggi ha detto, beh, l'esperienza conta, loro che volevano entrare rompendo e aprendo il Parlamento come una sardina, adesso pensano all'esperienza. I parlamentari con cui ho parlato Casaleggio non gli hanno detto la verità, questi parlamentari parlando con noi dicono io ci rimarrei in Parlamento, e come se ci rimarrebbero. E ritorna Enria, l'uomo che dovrebbe difendere come sempre la bandiera italiana, ma quando va nei consessi europei questo banchiere è sempre contro di noi. Sapete che si è inventato Enria, che si occupa della certezza, della sicurezza del sistema finanziario italiano? Tra poco, non quest'anno ovviamente, grazie al cielo, nuovi stress test per le banche per capire la loro vulnerabilità. È troppo complicato parlarne in questa zuppa, ma questi pazzi di burocrati che pensano che si debbano fare stress test per cercare di capire qual è il risultato a degli scenari inventati che avrebbero le banche, è una follia, perché sono tutti paperwork, servono a nulla, come si è visto con questo lockdown. Il cigno nero, cioè l'economia, purtroppo viaggia non pensando che abbia ragione il modello di Enria, ma attraverso cieli che Enria neanche può immaginare, peraltro con la sua immaginazione penso che ce ne siano molti pochi. La scuola non ritorna probabilmente neanche il 23 settembre, notizia clamorosa, ma ovviamente attesa, perché se facciamo le elezioni il 20 settembre è difficile che ritorni il 23 settembre. E oggi Daniele Manca dice la priorità della scuola solo chiacchiere e distintivo. L'abbiamo chiusa per prima e siamo gli unici paesi in Europa a non averla aperta, e in più non la apriremo neanche in tempo perché facciamo le elezioni. Questi sono veramente matti. Come sono matti, guardate, questa è una storia incredibile, ne parla il giornale oggi, quella madre che bacia un figlio che non vedeva da mesi perché lei... Il figlio è affidato agli assistenti sociali in una casa, quindi diciamo non a casa sua, la vede dopo 3 mesi questa figlia, dopo la fase 3, le dà un bacio e la mamma viene multata! Viene multata! Siamo un paese di pazzi! Quell'assistente sociale a cui hanno affidato quella bambina, che ha denunciato la mamma perché dopo 3 mesi ha baciato la bambina, voi capite in che mani mettiamo i bambini quando li togliamo dalle famiglie? Non c'è bisogno di fare veleno, non c'è bisogno di raccontare quei delinquenti che toglievano i bambini, che abbiamo raccontato tante volte a Quarta Repubblica. Questa assistente sociale che denuncia la mamma che bacia un bambino e i carabinieri che sono costretti a dover mettergli una multa di 400 euro, stiamo parlando della follia collettiva. Questo è Orwell, io sono fissato, questo è 1984, dal 15 giugno, buona notizia, dovrebbero riprendere a viaggiare negli aerei pieni, nel senso che non c'è più distanziamento, quindi fino a mo si viaggiava soltanto in Italia, nel mondo, un passeggero avanti e uno dietro, quindi in un aereo da 150 persone 20, guardate che questa cosa qua la paghiamo tutti noi italiani, perché i soldi che vanno all'Italia per queste perdite devono volare, sono costretti a volare, devono volare secondo regole dell'ANAC, che hanno pensato un altro Enria, un altro genio che all'ANAC ha detto noi siamo più fichi, gold plating, cioè la norma europea dice che potete mettervi sostanzialmente non distanziati, mentre l'Italia è più fica di tutti e li vuole distanziati. Bene, e l'Italia è ancora più fica, sapete che ha fatto? Ha abolito dal 15 giugno il distanziamento, però deve sempre rompere i coglioni. E sapete come? Dice distanziati non c'è più bisogno, finalmente ci sono arrivati dopo che tutto il resto del mondo c'era arrivato, ma non dovete portare dei bagagli grandi, questo già lo sapevamo, immaginiamo noi l'interpretazione di come dovrà essere il bagaglio che porti a bordo, perché se porti un bagaglio troppo grande ti alzi troppo spesso sulle cappelliere per andare a prendere i vostri oggetti. Questi sono dei pazzi che paghiamo noi. Quello che ha fatto questa legge dell'ENA, che è come quel cazzone che ha messo una multa alla mamma che ha baciato il figlio, è gente che non ragiona, sono quei bambini che a scuola già li vedevi da piccoli, che avrebbero dovuto fare dei lavori, diciamo, non di responsabilità. Daily Mail parla e fa vedere, insieme a Marco Zucchetti, che sono i due che le fanno vedere, la statua di Churchill infiocchettata. Cioè, Parliamentary Square a Londra, nel centro di Londra, a 2 passi da Westminster, hanno messo Churchill dentro una scatola di cartone perché si vergognano di Churchill. Io non ho parole, cioè questa è una cosa che neanche si può discutere. Cioè, c'è da discutere il fatto che gli inglesi si vergognino e debbano proteggere Churchill e non vogliono far vedere Churchill perché Churchill sarebbe un razzista? Bisogna veramente parlare di questa cosa?
cosa, se noi dobbiamo parlare di questa cosa, guardate, non guardate la zuppa, cioè non devo neanche fare un commento, dovete leggere Zucchetti, dovete leggere Daily Mail e dovete pensare che ci abbiamo cazzoni non solo in Italia ma anche il sindaco di Londra, che già come tale si era dimostrato anni fa, quando vi ricorderete considerò sessista una donna che era in un bikini su una pubblicità di come si chiama, di Intimo. Allora, se una donna è sessista in bikini, è evidente che quel sindaco pensa ed ha ragione a questi cretini che vogliono che Churchill sia coperto. Cos'altro c'è scritto? Poi c'è tutta una polemica tra Lerner e Travaglio, che non è una polemica, è un BB e BBO fintissimo sul Fatto Quotidiano, perché devono attaccare Travaglio, Montanelli o non Montanelli, e Travaglio se ne esce una delle sue, Montanelli non avrebbe mai voluto quella statua, non per motivi politici, ma per motivi estetici, perché è brutta. Travaglio, che Montanelli lo conosceva ovviamente soltanto di vista, essendo lui un corrispondente sportivo da Torino e che fa adesso il grande figlio di Montanelli, io di Montanelli devo dire, oltre che questa ragazza abissina con cui si sarebbe sposata, di figli ne dovrebbe aver ottenuti migliaia, io conosco migliaia di persone che sono figli di Montanelli, ma nessuno ne rivendica la paternità come quel comunista grillino di Travaglio. Travaglio sostiene che Montanelli non l'avrebbe voluto, e con questo argomento retorico, peraltro usato da Feltri 2 giorni fa sul Libero, che invece Montanelli l'ha conosciuto molto meglio di come si chiama, di Travaglio, beh, insomma, dice non l'avrebbe voluta questa statua. Il primo problema è che tutti noi che invece con Montanelli abbiamo letto il giornale dal 1974 siamo noi che la vogliamo la statua di Montanelli, e a noi non ce ne fotte nulla che sia brutta, perché noi vogliamo quel Montanelli per i quali i milanesi godevano, alcuni milanesi dei loro terrazzi godevano quando fu gambizzato, e quindi sapete che ce ne fotte a noi se è bella, brutta, se è gialla o verde. Montanelli è un simbolo per i conservatori che a Milano dal 74 all'80 erano zitti, in tutta Italia erano zitti, e Montanelli ne rappresentava la loro voce. Ciao.